oggi in Italia basta dichiararsi gay e automaticamente si può ottenere un permesso di soggiorno. Le dichiarazioni che vengono presentate al 90% sono sicuramente fittizie. Fingersi omosessuali per avere il permesso di soggiorno. È questa la scappatoia suggerita ai migranti che si vedono negare il diritto d'asilo. Un metodo collaudato, spesso consigliato dagli avvocati d'ufficio e sfruttato dagli stranieri come appiglio legale per restare in Italia. E per avvalorare la loro dichiarazione, in molti prendono la tessera dell'ArciGay, l'associazione che tutela i diritti degli omosessuali. Avete dei migranti tesserati? Sì, partecipano alla vita associativa, poi ovviamente questa partecipazione potrà essere anche dichiarata in sede, per esempio, di domanda del richiedente asilo. Tu sei iscritto all'ArciGay? Sei gay o no? Sì. Ma non tutti i migranti dicono la verità ed è difficile per i magistrati italiani provare la loro versione. Noi non abbiamo la prova dell'omosessualità, evidentemente se mente sulla sua omosessualità questo non ci può che dispiacere. C'è chi in patria lascia moglie e figli. Spesso le richieste di asilo vengono respinte perché presentate da semplici migranti economici, senza diritto a protezione internazionale. Perciò il consiglio è di fingersi omosessuali e quindi a rischio persecuzione nel paese d'origine. Una condizione che porta il giudice a concedere il permesso di soggiorno per tutelare la persona. Io non credo che ci sarà qualche giudice che potrà dire no all'accoglimento della richiesta di protezione internazionale.